Oggi sono qui con Paolo Maria Alessio, che quest'anno ha vinto il Golden Domus per la categoria Sales Team Manager fatturato. Buongiorno Paolo, Buongiorno come stai? Andrea, tutto bene, sempre un Bene. piacere rivederci qua in queste interviste. Te sei un abitué, grazie a cosa e come hai conseguito questo risultato? Molto spesso parliamo di esempio e credo che, qui ti anticipo un momento, credo che questo è un chiaro esempio di quando le cose vanno nel modo giusto. Milano Porta Romana vince il premio Migliore Agenzia, il suo team manager vince il premio come fatturato. Ora, grazie a cosa sei riuscito a coniugare ruolo in questo anno sicuramente particolare e comunque a mantenere un'attività personale di fatturato importante, che quindi ti ha portato a mantenere un forte rapporto con tutti i tuoi clienti, acquirenti e venditori? Ma allora, diciamo che ho seguito molto il mio istinto. Visto l'anno scorso, non potevo non replicarmi, non potevo essere tra i primi. Adesso, sono arrivato primo e ne sono molto contento, però comunque il mio obiettivo era essere tra i primi. Non è stato facile, soprattutto visto anche un anno complicato come questo, ma è stato pieno di soddisfazioni perché, oltre il premio dell'agenzia, oltre il mio premio di miglior sales team manager, c'è anche il premio del miglior agente, sempre di Milano Porta Romana. Il fatto di non mollare ci ha sicuramente spronato un po' uno con l'altro. Poi, per l'attività io ho cercato sempre di mantenere rapporti con tutti i miei clienti, con un focus su una determinata tipologia di acquirenti. Sì, sicuramente, ma questo anche per chi magari non fa il nostro lavoro dell'agente immobiliare, cioè avere sì memoria delle vittorie, ma il non accontentarsi, secondo me, più che altro diventa un'abitudine, una mentalità, perché se poi hai una mentalità rivolta a sviluppare sempre relazioni, connessioni, tu saprai interpretare al meglio il lavoro all'interno di un'agenzia immobiliare e saprai anche supervisionare un gruppo, sapendo coniugare entrambe le cose. E sicuramente hai saputo svolgere il nuovo ruolo nel migliore dei modi e hai dato un contributo determinante per la vittoria di quest'anno. Complimenti. Hai qualche aneddoto di quest'anno a livello personale che ti viene da raccontare? Ma allora, diciamo che ricollegandomi al non accontentarsi, assolutamente vale nel nostro lavoro, ma vale un po' nella vita. Io sono sempre stato una persona che fa fatica ad accontentarsi, non che non si accontenta mai, ma fa molta fatica, perché chi non si accontenta poi d'altro canto non è felice. E questo mi ha aiutato assolutamente dal primo momento che sono entrato in questa azienda, dal primo momento che mi sono interfacciato con questo lavoro. Che poi Paolo, io ricordo che poi nel 2018 ti avevo fatto il colloquio io quando sei entrato Sì. e io ti dico la verità, avevo la sensazione, questo ragazzo veramente è estremamente determinato, ha grande voglia, quindi mi trasferivi che c'erano tutte le qualità per poter riuscire. Allo stesso modo dico, ma chissà se poi si rivelerà in questo modo. E devo dire che anche te nei primi 6 mesi hai fatto tanta attività, prodotto tanta attività, ancora non eri riuscito ad arrivare al risultato finale, che poi è la vendita, eppure hai sempre continuato a fare domande, a chiedere, a essere curioso. Poi sono arrivate tante vendite, ma l'atteggiamento che ti ha sempre contraddistinto e poi la capacità di ascolto, perché ho notato che tu ti sei sempre messo in ascolto per cambiare e svilupparti. Questo è, Certo. ecco, il mio punto di vista, visto che ti ho visto crescere qui, ahimè,
naturalmente gli anni passano pure per me, quindi inizio a dire Certo. che ti ho visto crescere, però sicuramente è stato un step by step veramente interessante sotto ogni punto di vista. Ecco, non so te come ti ci ritrovi in quello che sto raccontando. Ebbene, mi ci ritrovo assolutamente in tutto quello che hai detto, anzi, sempre un piacere far riaffiorare certi ricordi. Ma la capacità di ascolto, come hai detto, è molto importante, ho cercato di svilupparla sia lato cliente e anche però del lato team. Quindi diciamo che ho cercato di svilupparla al massimo. Io all'inizio, come hai detto, facevo tanti numeri, ma non ottenevo così tanto. Però ho sempre voluto mettere il 110% di me stesso, ho sempre voluto mettere questo 110% per vedere se arrivavo, perché io ero convinto ed ero sicuro che se mettevo me stesso poi arrivavo. E quindi questo mi ha aiutato. Invito tutti appunto a cercare di fare una cosa e quando si fa quella cosa mettere sempre il 110%. Poi da lì si possono prendere le varie considerazioni, però ovviamente le considerazioni vanno prese dal momento in cui uno ci ha messo tutto se stesso. Sì. Bene Paolo, insomma, complimenti perché insomma è il Grazie. terzo Golden Domus che vinci perché ne hai vinti due da consulente nel 2019, attività operazioni immobiliari e fatturato e quest'anno quello di fatturato per la categoria Sales Manager, Team Manager, che poi Esatto. poteva esserci un bis ma c'è stato il collega di Milano Centro che ti ha Che superato eh sì, vabbè, ci sta un anno testa a testa. sì, ma hai detto bene te, la cosa importante è essere tra i primi, perché poi il tuo ruolo, no, ha una dimensione ampia. Va bene, a Certo. presto allora, Paolo. Bene, grazie Andrea, a presto, buongiorno a tutti. Ciao.